L'olio fin dall'antichità è stato un prodotto che ha accompagnato la vita dell'uomo sotto vari aspetti. Alimento che dà sapore ai cibi e ne valorizza la cottura, medicamento per il corpo, lenitivo per la pelle, lubrificante per i congegni, carburante per le lampade, frutto lavorato dell'olivo, è stato ed è un componente essenziale dell'economia agricola. Fano, grazie ad Olea, la nota associazione di assaggiatori, ha stabilito un rapporto particolare con l'olio, dedicandovi ormai da 2 anni un gran galà che riunisce i migliori produttori d'Italia, coloro che si sono distinti nei concorsi L'Oro d'Italia e L'Oro del Mediterraneo, perché la qualità deve essere perseguita innanzitutto. Olea, con il suo presidente Renzo Ceccacci e il suo direttore Giorgio Sorcinelli, ha presentato la 3ª edizione. L'inizio sarà alle ore 15 con una tavola rotonda finalizzata a valutare eventuali soluzioni al problema relativo alla sostenibilità della olivicoltura, problema sentito da molti perché questo dipende dal mercato che non sa ancora riconoscere bene il giusto compenso a chi produce qualità. La qualità ha un costo e chi vuole produrla a volte si trova per questo male. Noi non pretendiamo di risolverla la situazione, ma magari di portare un piccolo contributo di informazione alla popolazione e magari qualche idea nuova per i produttori. L'appuntamento è sabato prossimo, 20 aprile, nella Pinacoteca di San Domenico per il Gran Galà dell'Olio, cui seguirà il giorno successivo, il 21 aprile, al Pincio, una mostra mercato con tutti i produttori giunti appunto da diverse regioni d'Italia. Questa è un'occasione ghiotta per la popolazione di Fano e per tutti coloro che vorranno intervenire, perché lì si potrà avere l'occasione di assaggiare ed eventualmente acquistare i migliori oli in assoluto della produzione italiana e non solo di questa annata. Avere una pietra di paragone da poi tenere nella memoria quando si andranno ad acquistare oli per l'uso domestico, noi lo riteniamo di importanza fondamentale. Presidente Ceccacci, il rapporto qualità-prezzo dell'olio è una componente essenziale. In questi ultimi tempi anche nei supermercati l'olio è aumentato di prezzo. Ebbene, però ancora c'è un divario. Da cosa dipende? Dipende dalla scarsa conoscenza della popolazione che non ha riferimenti veri sul tema qualità. E quindi questo impedisce di valutare e magari apprezzare di più gli oli di maggiore qualità. Ed è proprio questo che crea problemi anche ai produttori. Sarebbe bello se più consumatori, magari assaggiandoli, sapessero riconoscere la qualità degli oli che acquistano. E in questo Olea sta facendo un'opera meritoria di sensibilizzazione e anche di informazione, di formazione sul gusto dell'olio. Che però purtroppo arriva sempre a un numero ristretto di consumatori rispetto ai numeri enormi che la pubblicità della grande distribuzione riesce a fare, e quei numeri grandi puntano tutto esclusivamente sul prezzo.